Buongiorno ragazzi, nuovo Q&A qui sulle pagine di EveryEye, per chi ci segue su Twitch, su EveryEye.it, se ci state guardando in replica, anche su YouTube. Vi ricordiamo nel frattempo di mettere like, di spolliciare, di mettere follow a tutti i nostri social, anche Facebook, insomma, seguiteci in ogni dove, seguite questa bella faccia di Francesco Fossetti che vi saluta col suo pollicione. Oggi E Q&A. seguite Tommaso Valentini, è così che dobbiamo fare. Tu presenti me, io Bravissimo, presento fra. te. Bravo, Bravissimo, Ryan. ormai la coppia proprio Super in forma lodatissima. proprio. Q&A speciale oggi parleremo soprattutto di PlayStation 4 Pro, visto che ce l'abbiamo già in mano. In particolare Francesco ce l'ha già in mano, io me l'andrò a recuperare nella giornata del 10, il giorno di lancio, sperando di trovarla in giro. Ve l'ha fatta vedere, ve la faremo vedere più nel dettaglio man a mano che parliamo. Probabilmente ci sarà anche qualche domanda relativa alle porte e alle prese. Quindi buonasera a tutti. Nel frattempo Petrovic, Signor Shady, Oyakun, Nova, Pippo Inzaghi, Plutarcos e tutti gli altri, Olly Max, Dante, insomma Andrea Portevrià, tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento e che si aggiungeranno alla nostra live. Inizio subito a Fra, vuoi parlare anche tu o vado avanti io così? Vado Ma avanti io guarda, così. io per me, io intanto ho già fatto, oggi ho già lavorato troppo, che ho fatto tutte le comparison su PlayStation 4 Pro. Fai tu, io non dico niente. Perfetto, allora prima domanda di Jehubis, direttamente dal nostro sito, poi passeremo alla chat, alterneremo un po' le domande come al solito sotto l'articolo dedicato a questa Q&A e alla chat con voi. Quindi Jehubis chiede: secondo voi le tecniche di upscaling che stiamo imparando a conoscere con PS4 Pro potranno divenire degli importanti strumenti di sviluppo per il futuro, anche quando il 4K nativo sarà definitivamente alla portata delle console? Sì, allora, questa è una domanda molto interessante e molto pertinente, peraltro, e secondo me la risposta è sì. Oggi sulle pagine di EveryEye.it trovate anche un ottimo articolo scritto dal nostro Simone De Marzo che parla proprio di quello, cioè parla del checkerboard rendering e di quali tecniche sono state usate per facilitare i processi di, insomma, upscaling degli sviluppatori, quindi per fare in modo che un po' di potenza computazionale venisse tirata via dal calcolo di altre cose e potesse essere poi sfruttata per l'upscaling. Queste tecniche qui sono molto innovative, è un, diciamo, upscaling moderno che appunto viene utilizzato in combinazione con altre tecnologie che sono spiegate appunto in quell'articolo, una delle quali, per esempio, permette alla console, alla GPU di immagazzinare dei dati sulla posizione degli oggetti e poi sapere con più attenzione dove il processo di upscaling o il processo di anti-aliasing deve essere più preciso. Quindi andando a concentrarsi in queste aree può togliere potenza, diciamo. È una spiegazione molto molto semplice, però sostanzialmente funziona così: può togliere potenza ad altre zone e in questa maniera è semplicemente un'ottimizzazione dei processi di upscaling e di anti-aliasing. Queste tecnologie, questo tipo di ottimizzazione sicuramente saranno utilizzate in futuro e non solo su PlayStation 4 Pro, arriveranno su PC. Io personalmente, visti quelli che sono i risultati, immagino che anche Xbox Scorpio vorrà avvantaggiarsi di una cosa del genere e quindi secondo me sì, diciamo siamo entrati in una nuova era sostanzialmente in cui le ottimizzazioni possono portare veramente risultati qualitativi eccellenti. E se visto, cioè, che siamo qua, mi piace sottolineare il fatto anche che, fra l'altro, questo tipo di ottimizzazioni, anche senza PlayStation 4 Pro, già si iniziassero a intravedere sul mercato. Se voi pensate a quello che fa Battlefield 1, che utilizza una risoluzione dinamica che poi viene upscalata a 1080p per mantenere i 60 fps, beh, questa è una tecnica che fa parte, insomma, di questa famiglia di ottimizzazioni che possono permettere di raggiungere questi risultati. Lo faceva addirittura Rainbow Six Siege, che non è mai stato in risoluzione nativa 1080p, ma veniva renderizzato addirittura in risoluzione inferiore a 720p e poi veniva upscalato con la tecnica del checkerboard. Cosa che fa anche Titanfall 2, ve lo ricordo, Esatto. vi aggiungo questa cosa qui. Fra Così. l'altro, Titanfall 2, se avete qualche domanda, fra un po' dovrebbe uscire una news comparativa con 8 screenshot che ho preso, 4 su PlayStation Pro e 4 su PlayStation regolare. È uno dei titoli che più si avvantaggia, diciamo, anche sugli schermi a 1080p della potenza extra di PlayStation 4.
Allora, c'è una domanda, ovviamente è una di quelle più comuni quando si parla di PlayStation 4 Pro, anzi, parentesi, non parleremo solo di PlayStation 4 Pro in questa live, gli dedicheremo una buona mezz'oretta, poi parleremo anche di tutte le altre novità uscite in questi giorni, compreso Mass Effect Andromeda, quindi le domande su Andromeda vi rispondiamo successivamente. Domanda di Lucky Strike 2886 dalla chat, con pannello 1080p la differenza tra PS4 e PS4 Pro si nota? Allora, intanto colgo l'occasione per salutare anche The Guardinian che ci ha raggiunto. Ciao, anche il nostro Cage. Dunque, si nota, dipende un attimo dai titoli, però quelli che sono, diciamo, che sbloccano un aggiornamento per PlayStation 4 Pro, io direi proprio di sì. Non ho avuto modo ancora di provarli tutti, tipo devo mettere ancora Uncharted 4, sono molto curioso di vedere quello che fa, devo mettere ancora The Last of Us Remastered, però ad esempio... L'esempio più lampante è quello di Titanfall 2. Titanfall 2 è veramente, cioè, giocandolo prima su PlayStation 4 Pro e poi mettendolo su PlayStation 4, sembra di giocarlo annebbiati. Ovviamente è sempre il passaggio quando si va a ritroso che si nota qualche cosa, cioè che gli artefatti grafici, che i compromessi grafici vengono, cioè si notano di più. Il punto è che i giochi che girano su PlayStation 4 Pro, anche se vengono utilizzati su un pannello a 1080p, beneficiano di una sorta di super sampling, ovvero la risoluzione viene calcolata, è maggiore rispetto a quella di 1080p, perché è vero che PlayStation 4 Pro non va a 4K nativi, ma tutti i titoli girano in risoluzione nativa un po' superiore a quella di 1080p. Alcuni vanno a 2550x1440, alcuni utilizzano appunto la tecnica del checkerboard con una risoluzione nativa che si aggira attorno ai 1800, alle 1800 linee verticali. Quando poi vengono scalati, downscalati in questo caso, perché vengono rimpiccioliti, perché non si va su un 4K ma si va su un 1080p, si mantengono un po' dei dettagli extra e inoltre le texture si vedono, le texture e anche i contorni degli oggetti poligonali si vedono molto molto più definiti. Su Titanfall 2 il risultato è impressionante e anche su Rise of the Tomb Raider, ad esempio, si vede tantissimo, tant'è che, ragazzi, Rise of the Tomb Raider ha fatto un po' scalpore in questi giorni perché è l'unico che utilizza, che ha tre opzioni grafiche, quelle che permettono di sbloccare il frame rate e una che a 1080p si chiama Enriched Visuals e insomma sblocca alcuni dettagli in più, quindi un migliore depth of field, un aumento della vegetazione sottoposta a fisica, un miglioramento del filtro anisotropico delle texture e tuttavia... Invece che quando si seleziona, invece che quello, si seleziona la modalità 4K su un pannello 1080p, secondo me il risultato è comunque migliore perché l'effetto positivo derivato da questo super sampling, ovvero dall'immagine che da grande viene un po' Rimpicciolita. ridotta, è evidentissimo anche sulla qualità, sui dettagli delle texture, c'è una nitidezza che veramente sembra come di giocare con una patina opaca e senza patina opaca, quindi io personalmente preferisco appunto il super sampling che questo Enriched Visual che poi in realtà ha benefici molto molto ridotti. Quindi sì, la differenza c'è, si nota, ci sono anche differenze di ottimizzazione sui tempi di caricamento, ad esempio Titanfall 2 li riduce di circa 10 secondi, quindi non vi preoccupate, non è una macchina solo dedicata a chi ha un pannello 4K. Ascolta, ma quando c'è il supporto per PS4 Pro, c'è una patch da scaricare per ogni gioco, quindi? Sì, Ok, si c'è una scarica la patch che patch. attiva i menu specifici e la dovranno Esatto. scaricare anche i possessori, immagino, di PlayStation 4 normale? Sì, io immagino di sì, che È sui server sia... comunque. Sì. Anzi, no, sono sicuro perché quando ho messo Titanfall sulla vecchia console me l'ha fatta scaricare, quindi sicuramente la Quindi ci scaricherà. saranno tutti i giochi che supportano PlayStation 4 Pro da aggiornare. A Esatto. Le breve, patch, insomma. non, quella di Titanfall è piccolissima, ad esempio, non mi ricordo, ma insomma, ci ho messo 15 minuti con una linea non proprio Probabilmente è già performante. inserita su disco e l'hanno solo attivata con questa patch, magari anche. Fra l'altro, un'altra cosa che ho notato, proprio giocando a Tomb Raider, Sì? è che il passaggio fra le varie opzioni è proprio immediato, cioè gli elementi compaiono, scompaiono, è una cosa nuova per un possessore di console. Su PC succede chiaramente, cioè, da tempo che si va dalle menu opzioni e in tempo reale si cambi proprio il look del proprio titolo. Su PlayStation 4, su console, è una cosa abbastanza nuova e anche un po' curiosa per un giocatore che non si è mai allontanato da quell'ambito.
Ok, Zot Power, una domanda non tecnica, ma che sta a cuore agli amanti di PlayStation, anche 4. La PS4 Pro fa ancora casino con le ventole? È stato uno dei problemi più discussi dell'ultima generazione. Sì, ragazzi, la PlayStation 4 Pro fa abbastanza casino. Fra l'altro, insomma, eccola, ce l'ho qua, aspetta, vi faccio vedere. Il design è molto compatto e le superfici di dissipazione sono non certo esemplari come quelle, ad esempio, di Xbox One S, che invece dissipa il calore in maniera molto molto naturale. Quindi se la prendete, punto numero uno, non mettetela in alcove, in spazi chiusi e ristretti, perché sennò tende a scaldare molto. E mediamente la rumorosità, ovviamente quando si gioca, soprattutto quando si gioca in 4K, è un po' superiore rispetto a quella della PlayStation 4 liscia, e anche il consumo energetico può salire di molto. Ovviamente, quando si naviga nella dashboard per la riproduzione di contenuti multimediali, no, il consumo energetico è addirittura ottimizzato e inferiore rispetto a quello di PlayStation 4, e addirittura anche di PlayStation 4 Slim. Quando però si va sul 4K con l'HDR attivo, allora comincia intanto a succhiare energia, e poi a fare un po' di casino. Si sente bene in tutta la stanza, purtroppo. Ok, domanda di Vere Orside. Allora, intanto salutiamo anche Mordimoro, Pippo Inzaghi, tutti gli altri che ci hanno raggiunto. Alla fine, comprando un televisore 4K più PlayStation 4 Pro, non si arriva al prezzo di un PC di fascia alta. Io credo che non sia molto conveniente la Pro se non si ha già un pannello 4K. Beh, allora intanto devi conteggiare le due cose come differenti. La televisione 4K la prendi a prescindere dalla PlayStation 4 Pro, cioè potrebbe servirti per altri scopi, per vedere. È comunque un PC di fascia alta, sì, ma se poi lo vuoi attaccare a un monitor 4K, non credo Esatto, che cioè i esattamente. monitor 1440 buoni con una bella retroilluminazione ancora costano 500, quelli a 4K io immagino che si salga anche un po' di più, quindi. Quindi non è un confronto da fare molto, visto che comunque poi per il PC avrei comunque bisogno di un monitor che di solito viene sempre escluso dal costo. Mattia Tumeo, Mattia Tumeo, vabbè, volevo fare una domanda. Su internet gira anche il fatto che alcuni giochi tipo Uncharted 4 su PS4 Pro i caricamenti sono più brevi, ma sono state smentite. Volevo sapere da voi se è un'informazione vera o falsa, come dicevamo Guarda, invece. io purtroppo ancora non ho fatto non ho cronometrato Qua tutti i a vari. cronometro e non a sensazione, fra, vogliamo dei dati precisi. No, 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 cronometro, ti dico, guarda, purtroppo dicevo, non ho cronometrato tutti i titoli, quindi Uncharted 4 non te lo posso dire. Titanfall, il caricamento iniziale nello stesso punto della campagna, su Pro fa 37 secondi, su PlayStation normale fa 45 secondi, quindi riduce di 8 secondi, Che è che buono è comunque. buono, nel senso, Siamo intorno al 20%, insomma. porca miseria. Sì, eccellente, eccellente. Ma cosa stai facendo? Hai le due console attaccate e le accendi e le spegni ogni volta per cambiare No, no, sono account? tutte attaccate, una su un HDMI e l'altra sull'altra. Hai due account diversi collegati, quindi? No, sto facendo le cose con i giochi su disco. Ah, ok. Mordimor chiede se il super sampling lo fa in automatico su tutti i giochi in automatico, punto. Sì, nel senso su tutti quelli che supportano PlayStation 4 Pro lo fa in automatico, a meno che non ci siano delle opzioni che evitano di farglielo fare, tipo su Rise of the Tomb Raider, se uno seleziona la modalità framerate elevato a 60, quello non fa super sampling perché va a 1080p. Titanfall invece lo fa, tant'è che pure addirittura quando acquisite le schermate con il tasto share su PlayStation 4 Pro le acquisite comunque in 4K. Ok, Lasimazzi, una domanda mi assilla da giorni, ma secondo voi adesso gli sviluppatori concentreranno tutto su PlayStation 4 Pro o no? Mi spiego meglio. In futuro i giochi su PS4 normale avranno problemi di frame, eccetera, o sarà comunque loro garantito il medesimo supporto attuale? C'è da fidarsi da quanto ha affermato mamma Sony, ossia che i giochi non saranno peggiori? Secondo me c'è abbastanza da fidarsi, nel senso che a quanto ho visto proprio le ottimizzazioni, il punto di forza di PlayStation 4 Pro non è tanto il supporto al 4K o all'HDR, è il fatto che architettonicamente, cioè la console sia stata ingegnerizzata e arrivi ai team di sviluppo con una serie di tool che permettono di sbloccare queste ottimizzazioni quasi a costo zero. Quindi insomma c'è tanto di.
C'è un upscaler custom a cui i team hanno accesso, quindi è veramente facile per loro. Non devono, quindi loro possono lavorare al codice ottimizzandolo per PlayStation 4 normale e poi sbloccare le ottimizzazioni extra per PlayStation 4 Pro. La differenza si vede, loro non aggiungono carico di lavoro, aggiungono insomma risorse economiche e monetarie. Quindi secondo me possiamo stare abbastanza tranquilli. Questa sorta, cioè io ad oggi poi è difficile, insomma, sapere quello che succederà, però secondo me lo scenario non è apocalittico, anche perché di mezzo c'è Mark Cerny, che lo ricordiamo, è stata forse la più grande fortuna di Sony dopo la generazione PlayStation 3, che era finita bene, ma è cominciata in maniera disastrosa perché si era soprattutto allontanata dalle necessità e dalle urgenze dei team di sviluppo che preferivano sviluppare sulla macchina rivale. Cerny invece ha un background che arriva proprio da lì e ha pensato prima PlayStation 4 e poi PlayStation 4 Pro con in mente prima di tutto gli sviluppatori, perché sa benissimo che è da lì che poi parte tutto il mercato, che se convince gli sviluppatori a lavorare serenamente, gli dà un ambiente di lavoro tranquillo e una macchina che gli permette di dare il meglio, loro ci vengono su quella macchina. Ok, Quindi secondo me siamo sereni. una domanda di Pippo Inzaghi 92, quindi esiste il reale pericolo di aver preso il prepensionamento di PlayStation 4? No, secondo me no, cioè nel Difficile, senso. tanto di console avranno ancora da smerciare una vagonata. Ma poi ragazzi, cioè comunque PlayStation 4 Pro è figa, voi la state comprando tutti, cioè no, tutti, vabbè, molti di utenti la stanno comprando. Io su Facebook ho un sacco di amici che hanno già fatto, hanno riportato la PlayStation al valore di fabbrica per riportarla da GameStop, però non è sicuramente una console per la grande massa. Ci sono. Quant'erano? 37 milioni di PlayStation 4 normali che sono là fuori, che ci resteranno, quindi per i team di sviluppo sarebbe quasi un suicidio proporsi No, no, certo, infatti. alla fascia di utenti più ampia con un prodotto La massa peggiore, vince insomma. sempre, ovviamente. È un po' il discorso che si faceva con la VR anche di Sony, cioè non pensate che ci sia un supporto totale per la VR. Va sempre la piattaforma più distribuita sul mercato come punto di riferimento per lo sviluppo. Allora, ho fatto il backup della PS4 e ho delle domande, dice Passerotto. Tu, Fra, hai già Vai. fatto backup, trasferimento, qualcosa? Sì, io l'ho fatto, nel senso io non ho fatto il backup, ho fatto il trasferimento, non il Ok, backup, quindi quello perché ho avuto tramite le due cloud? console. No, l'ho fatto tramite cavo LAN ed è fra Ok. l'altro ottimo. Tu devi accendere le due console contemporaneamente, connetterle alla stessa wifi, loro si connettono fra di loro, poi dopo gli metti un cavo LAN dall'una all'altra e il trasferimento è veramente veloce. Per quello che è il carico di gigabyte a spostare e ti sposta tutto, opzioni, trofei, galleria di capture, ma soprattutto i giochi già installati, le patch già installate, Destiny l'ho installato da quell'altra parte, cioè ho spostato in circa 24 minuti, se non erro, circa 250 gigabyte, che Ottimo, comunque è tanto. ottimo, ottimo. Infatti chiedeva l'hard disk della Pro, è facilmente estraibile? Non lo Non lo sai, so, non no. hai guardato. Posso riversare il backup sulla Pro senza problemi? Sì, Sì, l'abbiamo quindi il fatto backup, adesso. le operazioni di backup sono E molto serve lo facili. stesso firmware della Pro e della console da cui fai il No, puoi backup? farlo, puoi fare prima il backup e poi aggiornare dopo la console. Ok, perfetto. Se è come il trasferimento, io ho fatto prima il trasferimento e poi ho aggiornato la console. Penso sia la stessa cosa con il backup. K23, ciao, per problemi di spazio non posso andare oltre 24 pollici. C'è qualcosa in 4K HDR senza spendere un rene? Sì, ma sul 24 Non c'è la pollici, necessità secondo di me, arrivare in 4K su 24 pollici. no, aspetta, cioè, ora su due piedi non ti so dire se ci sono, quali televisori ci sono e quali possono essere i prezzi, però ti so dire invece, cioè, ti so dare un consiglio che con quel polliciaggio lì l'aumento della risoluzione non è che ti cambia la vita, quindi siccome le linee di produzione dei televisori 4K e soprattutto i televisori HDR sono
hanno iniziato ora ad avere un po' di mercato, ma miglioreranno nel 2017. Secondo me ti conviene aspettare proprio addirittura alla fine del prossimo anno. Questo comunque, anche senza dover rinunciare necessariamente a Proc, che come ti ho detto, su 1080p va comunque, cioè si nota la differenza. Ok, anche secondo me è così. Un 24 pollici, già sopra 32, sì, allora si comincia a ragionare, ma su un 24 andare in 4K... Non lo Mattia Tumeo torna invece sul discorso del caricamento, ma questa volta relativo alla dashboard. Ci chiede se è più breve accedere alla dashboard di Pro e se sono più veloci gli spostamenti tra le varie applicazioni installate. decisamente sì, anche la sola operazione di salvare un'istantanea del gioco, la schermata di gioco è molto più facile, molto più fluida. La dashboard, sapete che adesso dopo gli ultimi aggiornamenti è a scomparsa sulla parte sinistra dello schermo, ma insomma, è molto più fluida anche l'esperienza utente, anche se poi a livello di struttura non cambia una virgola, perché come dicevo nella review, Sony ha voluto ribadire che PlayStation 4 Pro è una macchina che si posiziona in continuità con PlayStation 4 normale, non è un balzo generazionale, è la stessa esperienza utente, è la stessa famiglia. Questo ha fatto bene a farlo, però sicuramente è molto più fluida l'esperienza complessiva. Ok, allora, intanto salutiamo Renduz, e gli altri che sono Gangalf, Veroside, Monza94, insomma, LOL Novak, tutti quelli che stanno Sì, arrivando. c'era Lucky Strike che diceva: io che ho trasferito solo i dati di salvataggio su un USB, quindi ho fatto una cazzata. Allora, il trasferimento è ottimo, però dovete avere in contemporanea le due console, il trasferimento via LAN. Quindi, se qualcuno deve riportare la console vecchia al GameStop o un'altra catena per prendere quella nuova, ovviamente non può beneficiare di questa cosa. Può fare, se ha una buona linea, anche il trasferimento via cloud. Però lì, insomma, appunto c'è tutto il tempo di upload e poi tutto il tempo di download dall'altra parte, quindi a quel punto forse un backup è meglio. Ok, Lolle Nobaka invece ci fa una domanda sui titoli PS3. È vero che sono ancora in sviluppo alcuni titoli PS3, quantomeno in Giappone? Allora, che io sappia, non me ne viene in mente nessuno, però Probabilmente qualcosa di super è nicchia lì possibile. giapponese, ma perché non mi pare che non ci siano stati annunci. Sicuramente non i tripla A, ragazzi, No, cioè lì è tripla A proprio. assolutamente no, per fortuna, anche perché sennò noi dovremmo stare aggiornati in maniera perenne. Intanto Esatto. mi fanno sapere che il Pony non è ancora passato, ma dovrebbe farlo a breve. Sappilo, Fra, sappilo, quindi. Ok. Allora. Allora, facciamo vedere anche la console. Bravo, falla Facciamola rivedere questa vedere. console. Allora, console, form factor molto simile a quello della PlayStation 4 Slim, semplicemente questa è proprio dall'idea di una versione più potente che ha uno strato in più, l'hanno presa anche per il culo, facendo un sacco di meme anche abbastanza divertenti. In realtà però poi la macchina ha una sua eleganza, il materiale principale è satinato, qui gli incavi sono invece lucidi e in quello più in basso si accende un LED quando è attaccata alla corrente, cioè quando l'accendete si accende un LED. Soprattutto la superficie angolata la rende comunque elegante, non è un mattonone anche se è bella pesante e bella grossa, molto più grossa della PlayStation 4 regolare. Sul retro ha un Esatto, stavo guardando rilievo. quelle specie di viti che in realtà non sono viti, ma sono i Non sono simbolini di viti, PlayStation. sono i simbolini di PlayStation che servono per sorreggere la console oppure insomma, come una rifinitura elegante. Il logo è riflettente. Ci sono due porte USB davanti. I tasti non sono più a sfioramento, Per ma sono fortuna, è una questo delle qua. innovazioni che ho più odiato in questa generazione di console. E c'è una porta USB anche dietro, quindi ce ne avete tre. Quindi, se volete attaccarci PlayStation VR, che sapete, ha bisogno di una porta USB per il suo splitter, per l'unità computazionale esterna, adesso potete metterla di dietro invece che davanti, in mezzo ai coglioni. Tuttavia, se decidete di attaccarci PlayStation VR, sappiate che l'HDR viene tagliato dallo splitter, anche se non accendete
il visore, che è una bella cagata, È una insomma. bella cagatona questa, perché due nuove, cioè una periferica e una console che non si parlano nonostante siano uscite praticamente nello stesso periodo. Insieme. Eh sì, purtroppo però PlayStation 4 Pro, Morpheus, quindi sì, vabbè, PlayStation VR secondo me era in produzione molto 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 prima. prima che pensassero all'HDR. Hanno In cambiato ogni anche la caso, presa di corrente, tra l'altro, sì, vedo. qua c'è la presa, vabbè, c'è la LAN, il cavo ottico, l'HDMI 2.0 finalmente, e poi c'è l'ingresso per la PlayStation Camera, e poi c'è la presa di corrente. L'alimentatore è sempre interno, il cavo è lo stesso che aveva la PlayStation 3 FAT, se non erro. Sì. Poi la PlayStation 3 Slim non mi ricordo se lo cambiarono. Boh, non so perché l'hanno cambiato, ma vabbè. E niente, è questa, la macchina è questa. C'è anche il DualShock nuovo, che ve lo faccio vedere, ma non si nota quasi niente, quasi nessuna differenza. Le plastiche con cui sono fatte, gli stick analogici, i grilletti dorsali e il D-pad sono grigie invece che nere, e questo dà un tocco di colore in più, un po' più, una bicromia che movimenta un attimo il design del pad. Inoltre qua adesso non lo vedete, però vediamo se si accende. Ecco, C'è una nuova vedete. lucina. Sì, sostanzialmente la superficie del touchpad è lievemente trasparente e si può vedere questa barra che riprende poi il colore della luce della light bar, che è anche comoda, cioè non Quindi, è. visto che tutti si lamentavano della luce che accendeva le stanze buie, Sony ha ben pensato di ascoltare gli utenti e di mettere un'altra luce davanti. No, ma in realtà poi non si vede, cioè è proprio sottile, sottile. Secondo me, addirittura quando il pad è appoggiato. Magari cioè, non dalla parte della light bar, lo riconosci subito che è quello acceso. Nel multiplayer è più carino perché ognuno ha una luce di un colore differente. Non è un, cioè, sono ottimizzazioni costruttive praticamente inavvertibili. C'è invece un'altra cosa: adesso il pad può anche essere connesso tramite USB. Anche prima poteva essere connesso tramite USB, però serviva solo come ricarica. Adesso invece proprio passano gli input e dovrebbe ridursi l'input L'input lag. E lag, ok. questo dovrebbe essere stato fatto anche in previsione dell'arrivo di quei due pad custom fatti da Razer e da un'altra Quello azienda. uguale a quello dell'Xbox One, per capirci, e Esatto. quello modificato. Ok. De Guardinian ci chiede se saranno presenti eventuali bundle. Per il momento non li hanno annunciati, però secondo me a Natale qualche cosa arriva. Magari con i E giochi supportati, se non ci sono quelli ufficiali, secondo me Sony si muove per fare in modo che le catene principali abbiano qualche bundle. Tipo The Uncharted Guardini, 4. anche fra l'altro, si è comprato Titanfall 2 a Luca, ha fatto molto molto bene, spero gli sia piaciuto. Ecco, su PlayStation 4 Pro Titanfall 2 cambia dal giorno alla notte, eh. Cioè, proprio sembra uno si vede sfocato e l'altro no. Adesso vediamo se è uscita la news. No, ancora non è uscita. Se esce mentre siamo in diretta, ve la passo. Ok, Matti Roma 87, ragazzi, si sa niente del supporto Pro per Battlefield 1 invece, un altro dei titoli discussissimi degli ultimi mesi, delle ultime settimane. Non l'ho ancora messo perché ho messo Modern Warfare, sì, Infinite Warfare e Titanfall 2, però immagino che utilizzando una tecnica di risoluzione dinamica uguale a quella di Titanfall 2, i vantaggi possano essere paragonabili. Perché Titanfall 2, tutta questa differenza che vi ho raccontato, deriva dal fatto che in realtà Titanfall 2 non vada su PlayStation 4 normale a una risoluzione di 1080p, anzi, sarà renderizzato a 900, forse anche sotto, e poi viene upscalato a 1080. Su PlayStation 4 Pro va sopra 1080, di sicuro non a 4K, anche lì sarà dinamica, quindi potrà variare da 1440, insomma, però di sicuro è sopra 1080. Poi viene strecciato, cioè viene downscalato e quindi si vede meglio. Battlefield 1 fa esattamente la stessa cosa, per mantenere i 60 fps costanti decide di, insomma, perdere qualche cosa dal punto di vista della risoluzione, quindi immagino che anche lì sarà avvertibile lo scarto. Peraltro su PlayStation 4 Titanfall 1 aveva un po' di problemi di frame rate. Solitamente mi sono sembrati giochi che ho provato lievemente più stabili, quindi potrebbe essere migliorato anche da quel punto di vista. Ma state con noi su everyeye.it perché da domani arrivano proprio degli articoletti di aggiornamento
sui singoli Sui prodotti. singoli titoli, esatto. È uscita la lista, tra l'altro, dei titoli supportati completamente da PlayStation 4 Pro. La trovate sempre su EveryEye. Adesso chiedo a Kejox magari di recuperarla e di postarla in chat. Allora, fammi vedere se ci sono un po' di altre domande che sono rimaste indietro. Sì, Ce ne c'era sono. qualcuno che chiedeva se Watch Dogs 2 è migliore. Aspetta, intanto ecco la lista. Ve la posto io. Su Watch Dogs 2 è migliore. Watch Dogs 2 non l'ho visto io, l'ho visto il nostro Giuseppe, insomma, che ci ha aiutato anche nel processo di scrittura dei pezzi. L'ho visto il nostro Giuseppe e ha detto che i È migliore miglioramenti perché hanno cambiato il riguardano. protagonista su Pro. Sì, esatto. È un'ottimizzazione un po' particolare, unica, diciamo. No, i miglioramenti ci sono soprattutto legati alla stabilità, al caricamento delle texture, però ancora non ci abbiamo fatto sessioni di gioco approfondite. Ok, allora fammi vedere. Qua chiedevano com'è l'HDR. Abbiamo già L'HDR risposto. è una figata, ragazzi. L'HDR Ti non piace, pensate che sia l'HDR che sia rispetto al 4K un elemento meno determinante per la qualità della visione, perché anzi fa tantissimo. L'HDR voi potete pensarlo come semplicemente un allargamento del numero di colori che sono riproducibili a schermo e quindi in qualche maniera entra anche nel merito dei dettagli. Quando ho visto girare Uncharted, che adesso ancora devo metterlo, quando ho visto girare Uncharted 4 su HDR, la sabbia era una roba diversa, perché invece che una distesa generalmente monocromatica, in cui sì, poi c'erano dei riflessi, c'erano le dune, proprio all'interno dello stesso pezzo di deserto, in realtà poi c'erano messi più colori, quindi ti dà proprio un'idea diversa, una profondità diversa. È proprio figo l'HDR, ragazzi. Tu pensa fra questa cosa che hai detto, pensa allo studio di sviluppo che si è impegnato per fare appunto il deserto stratificato con diversi colori Sì. e poi la maggior parte delle persone non ha potuto godere, pensa quanto tempo Lo buttato, tra so. virgolette, Ma sullo sviluppo. non so però se quello era già stato fatto a priori o se comunque ci hanno lavorato quando gli hanno detto che l'HDR sarebbe arrivato su PlayStation 4. Tra l'altro, Cage, che dice l'HDR secondo me fa quasi più della risoluzione, almeno sull'impatto, io sono abbastanza d'accordo. Secondo me, per notare i benefici della risoluzione bisogna avere un occhio allenato. Per notare i benefici dell'HDR invece si vedono subito. C'è anche da dire però che questa cosa che ho detto sull'HDR cioè l'HDR va molto ottimizzato, cioè i team di sviluppo possono anche decidere di sbloccare una più ampia gamma di colori, ma se poi non hanno previsto appunto che i pixel vengano renderizzati in più colori, allora i benefici sono molto molto moderati, Certo. legati più che altro ad una maggiore ad un maggior vigore cromatico dell'immagine, ma non a questa cosa dei dettagli. Mentre se l'ottimizzazione legata all'HDR è proprio fatta sul motore grafico, insomma, va proprio a cambiare, insomma, le tecnologie di rendering, allora lì è una figata totale. Allora, torniamo a parlare con Penossi che ci chiede attualmente se porto la mia PS4 al rivenditore, quanto devo spendere per portarmi a casa la PS4 Pro? Se non sbaglio, se porti la tua PS4 originale ti vengono rimborsati 200 euro circa sul prezzo di acquisto di PS4 Pro. Ci sono Esatto. diverse offerte in varie catene, questa qua è quella di GameStop. Che però mi pare la più vantaggiosa tra quelle che ci sono in giro. Non ho visto altre cose di questa portata. Insomma, Sì. 200 euro per una console, se l'hai presa anche un paio di anni fa, ti porti a casa poi questa con altre 200 euro sostanzialmente. Quindi. Sì, che poi la differenza di valore sarebbe di 100 euro, cioè se tu la compri adesso PlayStation 4 liscia. Slim ti costa 100 euro in meno, quindi insomma è come se per tutti gli anni che l'hai usata tu l'avessi pagato la console un centinaio di euro, ci sta, Ci soprattutto sta. se l'hai presa al day one, ci sta da morire. Assolutamente sì. Ok, sul 24 pollici abbiamo già risposto, ragazzi, eccetera. Johnny Core, non ho capito la questione dei 2160p 420 RGB. Se una TV 4K HDR, cosa dovrei mettere?
Allora, Adesso, se vuoi, facciamo una ci chiamata a sono. Simone direttamente, che lui poi si Esatto. sfoga qua e. No, ci sono due opzioni grafiche sostanzialmente. Quando tu vai a scegliere le risoluzioni del 4K, puoi scegliere, vabbè, 720p, 1080i, poi ci sono 2160p, che sarebbero il 4K, sono UV 420 e RGB. Praticamente, se tu hai le TV che supportano il maggior standard HDR, che è l'HDR10, devi mettere la prima, UV 420. Ok, intanto ho Mentre se recuperato. metti RGB va a 4K, c'è uno standard HDR, cioè è apprezzabile anche l'HDR, ma non sfrutta, diciamo, tutte le informazioni che il segnale video passerebbe alla TV. Ok, intanto ragazzi, io vi ho messo il link della notizia perché ci sta seguendo in replica. Vi cito alcuni dei titoli più importanti che hanno il supporto di PlayStation 4 Pro, quindi Battlefield 1, Black Ops 3 tra l'altro ha supporto per Pro, stranamente, Infinite Warfare e Modern Warfare, c'è Deus Ex Mankind Divided, poi ci sono FIFA 17, Helldivers. Ha supporto a NBA, mi sembra anche. Infamous First Light e Second Son, Fra l'altro, Knack, First Light è proprio figo. Knack. che vuoi che Cerny non la mettesse? Cioè, per tu coglioni con questa HDR 4K non metti a Knack. Mafia Trash, Shadow of Mordor, anche quelli un pochino Sì, Shadow più. Mordor, fra l'altro, è stato uno dei titoli in cui è addirittura stata presentata. C'è ovviamente NBA, c'è Paragon. Che è il nuovo titolo free to play disponibile attualmente in beta su PlayStation 4, quindi anche Pro, Ratchet & Clank, Rise of the Tomb Raider, l'abbiamo detto, c'è Smite, Super Stardust, The Elder Scrolls Skyrim Special Edition e anche quello online, The Last of Us, Remastered e Left Behind, Titanfall 2, Tumble, World of Tank, XCOM 2 e poi c'è tutto il supporto e Uncharted ovviamente e poi c'è tutto il supporto ai titoli della VR. Ci chiedono quindi: io prenderò PlayStation 4 Pro solo per il supporto alla VR, è quello che mi interessa. Ci puoi dire per favore, Fra, com'è il tuo primo feedback da questa Guardate, lasciatemi un scelta? altro paio di giorni perché devo scrivere un articolo apposito. Il primo feedback non del tutto incoraggiante, ci sono dei titoli in cui si vede la differenza, tipo Reds, però Reds, cioè, sapete che peso ha, è un gioco che è uscito, insomma, una decade fa, quindi sicuramente non è di quelli più adatti per fare questo confronto. Gli altri non mi sembra di aver visto, ho provato Drive Club, ho provato Rush of Blood, non mi sembra di aver visto ottimizzazioni particolari. Sto finendo adesso di scaricare Robinson dei Giorni, di cui potete leggere la recensione, ma l'ha fatta il buon Francesco Serino. Provo anche quello, però a me sembra che ad oggi PlayStation VR sia una delle periferiche, sia l'ambito, la realtà virtuale sia l'ambito che meno beneficerà dello scarto di potenza. Allora, No, che meno beneficerà, che meno beneficia oggi, poi cosa succederà in futuro su quell'ambito non mi voglio sbilanciare. sbilanciare. Domanda di Raffo91. Ragazzi, io approfitto per chiedervi una cosa non riguardante Pro, ovvero è da un po' di tempo che riscontro questo problema. Per ora con FIFA e Overwatch, dove utilizzo maggiormente menu, cioè mentre sono nei menu, è come se impazzisse il pad, inizia a muoversi su e giù, destra e sinistra. Ho provato anche a cambiare pad, ma è sempre lo stesso. Sto problema mi sta facendo seriamente pensare di passare prima a Pro, la Play ormai ha 3 anni. Da che cosa potrebbe essere dovuto? Allora, se hai cambiato pad e continua a darti problemi, probabilmente è la sintonia tra pad, la sincronizzazione tra pad e console che è andata a farsi benedire in Solo qualche nei modo. menu, comunque, Solo nei menu, dice. Molto solo particolare come nei menu. problema, Molto tra le altre strano. cose. Vabbè, i menu sono stati tra l'altro aggiornati più volte attraverso aggiornamenti firmware. Se succede solo nei menu, Anche dei potrebbe giochi, però, e nei essere. menu anche dei giochi, perché lui parlava di Overwatch e Anche nei menu dei giochi, no, mi sembra super strano. FIFA. È super Cioè, strano. Vabbè. se era il menu dell'interno della dashboard quando lo richiamavi, ma nei menu
veramente Tu strano. porta la GameStop che tanto te la ritirano lo stesso e non se ne Esatto. accorgono e ti prendi la prova serenamente. E Ma poi se no mi quando... chiede, per avere un pannello OLED come si deve 4K, la spesa minima è 2000 euro, siete d'accordo? Il resto mi pare troppo cinesofilo e non lo sostituirei mai con il mio Panasonic GT60. Sono d'accordo, la spesa, siamo su quelle cifre lì, scendere sotto un po', insomma, sacrifichi la qualità, se poi fra l'altro un pannello OLED in 4K, il migliore che c'è adesso è l'LG. Che ha delle cicche, insomma, cifre non proprio abbordabili. Come citavo nella recensione, invece ci sono anche la nuova serie di Samsung, è abbastanza buona, insomma, il KS8000, la serie KS8000. Tra Ok. l'altro, quella serie lì ha anche supporto all'HDR e tempi di risposta veramente bassi, perché il punto è questo: con l'HDR attivato, l'HDR è una tecnologia, insomma, che sta venendo alla luce della ribalta in questo momento. Con l'HDR arrivato, l'input lag può aumentare tantissimo. Su questa serie Samsung che vi avevo consigliato anche nella review, i tempi di risposta anche con l'HDR elevato non superano i 40 millisecondi e quindi sono accettabili. Mentre sull'LG, che è un ottimo pannello, però di solito questi pannelli sono pensati per la fruizione di contenuti multimediali, probabilmente non interattivi, quindi l'input lag non è la priorità dei costruttori. Su quel pannello LG, che è la serie B6, aumentano, salgono abbastanza anche sopra 60 millisecondi, quindi proprio per i puristi o per chi comunque è abituato a giocare tanto e quindi ha interiorizzato un attimo i tempi di risposta del suo pannello, potrebbe esserci, se attivato l'HDR, un po' di sfasamento iniziale. Ottimo. Domanda molto Non tanto bruciapelo e ottimo, anche un po' non tanto. provocatoria di Luminus. Quanto c'è effettivamente di Next e quanto c'è effettivamente di fumo negli occhi in questa PS4 Pro? Iniziamo a dire che non è una nuova generazione di console Esatto, questa, è solo un upgrade della vecchia console. esatto. Esatto. Di next gen non c'è nulla, nel senso, perché non è una next gen. Però le ottimizzazioni sono avvertibilissime sia in 1080p, e la qualità del segnale 4K, dell'upscaling dei segnali 4K è veramente eccezionale. Quindi, se io dovessi rapportarlo al prezzo di lancio, fumo negli occhi zero. Cioè, mi sembra che Sony non abbia mai fatto confusione su segnale 4K upscale, cioè non abbia mai proclamato roba, cioè non ha proprio gettato, non ha gettato fumo negli occhi per niente, anzi è stata molto chiara su quello che la console avrebbe fatto. Secondo me ha fatto un po' male a orientarsi fin da subito solo e soltanto, cioè far passare il messaggio che la console fosse pensata solo e soltanto per il 4K e per l'HDR, perché in realtà, come dicevo, appunto, almeno sui titoli che ho avuto modo di provare, i benefici a 1080p si vedono e sono tanti. Quindi secondo me proprio fumo negli occhi zero. Anzi, è una filosofia di sviluppo secondo me abbastanza interessante. Avere a metà del ciclo vitale della console una macchina un po' più performante, in grado di anche ringalluzzire un po' i prodotti anche per chi gioca su 1080p. Fra, prima parlavamo di pad, l'hai fatto vedere anche, non hai detto nulla però sui gommini, se ti sembra che siano migliorati o sono fatti identici a prima. Mi sembra che siano fatti identici a prima, però ovviamente per valutarne l'usura bisogna giocarci tanto. I gommini del pad di PlayStation 4 sono disastrosi, lo sappiamo tutti quanti. A me non sembra sia stato fatto niente, mi sembra proprio, io ho un altro pad che non ho mai usato, insomma, e mi sembra Al che tatto abbia la stessa, identico. sì, sostanzialmente sì. Ok. C'era il serpe. Cambiamo un pochino C'era il argomento. serpe! Ciao serpe, dov'è? Il serpe? L'ho beccato prima in chat che ha fatto la domanda. Il serpe è venuto a Lucca e mi ha regalato i piselli! E? E le fave! Bravo. Quindi Piselli e vediamo fave per il come. buon Fossetti. Che cosa preferite che io assaggi? Per Io me le vorrei sapere fave. che avrei assaggiato in chat direttamente. Perché me l'ha regalato? Tra l'altro, mi hanno regalato anche una camicia che devo rimettere, Ma però i piselli, che piselli sono, scusa? sono piselli alla salsa di soia. E Ma da mangiare così, tipo patatina? sì, e c'è anche dell'olio di palma.
fatto apposta per farti morire. Sì, esatto. Vabbè, stiamo aspettando, Fra. Li Eh no, aprono quindi. scegliete voi. Ah, Poi ok, scegliere la scegliete in chat. chat. Piselli o fave? Hashtag piselli Esatto. o hashtag fave? Hashtag. Nova chiede anche la dashboard, gli screenshot e le clip che si possono registrare sono in 4K. La dashboard sì, assolutamente. Anzi, del gigabyte aggiuntivo in più sembra che metà che è stato aggiunto su gigabyte di RAM, che è stato aggiunto di DDR3, che è stato aggiunto su PlayStation 4, sembra che metà sia proprio dedicato alla rendering della dashboard in 4K. E sì, gli screenshot si prendono in 4K e i filmati si prendono in 4K. Ovviamente sono upscalati, però torno a ripetere, qualità del segnale è veramente ottima. Ok, ti dicevo del Serpe che poi hai tagliato brutalmente. Sì. Ci chiedeva, visto che sei stato al BlizzCon, cosa ne pensi dei nuovi annunci? Un po' di tutto, cioè c'è Sombra, ci sono un po' di cose interessanti per Diablo, c'è roba nuova per Heroes of the Storm. Allora, secondo me è stato un BlizzCon sicuramente meno esplosivo di altri anni, insomma, 2 anni fa c'è stato l'annuncio di Overwatch e l'anno scorso il processo di avvicinamento. Sarebbe stato probabilmente più intenso se avessero annunciato un'espansione vera e propria per Diablo 4 invece che il Negromante e la ricostruzione dei 16 piani di Diablo 1. Che non è Però male con comunque, voglio no, non è dire. male assolutamente. Anche se lo sai, è vero, può essere, ci si può accedere solo in una determinata parte dell'anno. A gennaio, tutti gli anni a gennaio si può scendere nel dungeon. È un po' una putanata. Lo so, però vabbè. Comunque, per me è stato un BlizzCon divertente, come sempre. Soprattutto perché poi Blizzard ha questa filosofia che tutti gli annunci li porta da giocare direttamente sullo show floor. Quindi anche i nuovi eroi di Heroes secondo me sono più interessanti rispetto a tanti altri che sono usciti negli ultimi tempi. Abbiamo il Sono primo eroe Kratos, multiruolo, tra l'altro. abbiamo il Vai. primo eroe multiruolo che fra l'altro è molto piacevole da giocare, per niente complesso come invece magari qualcuno avrebbe potuto pensare. Ragnaros invece è un eroe, una lane presence molto molto forte e secondo me potrebbe. È un po' un eroe rule breaking, nel senso che esce dal seminato, però diversamente da altri eroi un po' più particolari, potrebbe anche entrare nel meta competitivo. Vediamo un po' poi quali saranno gli aggiustamenti al bilanciamento che faranno dopo l'uscita. Sombra, veramente fighissima. Poi che ha l'espansione di Hearthstone, finalmente un bel po' di novità, che l'ultima non è stata proprio eccezionale da quel punto No, di poi sembra vista. che vogliano togliere il fattore RNG finalmente con questa espansione, quindi tanto di cappello, hanno ascoltato un po' le lamentele degli ultimi mesi. E quindi vediamo un po'. Secondo me è stato un BlizzCon solido. Fra l'altro, esserci lì è sempre piacevole perché l'atmosfera che si respira è veramente unica. Non c'è un altro evento paragonabile, se non forse il QuakeCon a cui sono stato quest'anno. C'è questa proprio questa atmosfera familiare. Però Blizzard c'ha proprio 25 anni di storia, è nata nel periodo d'oro del gaming e insomma non ha mai tradito i propri ideali, sempre andato avanti per la sua strada e i suoi fan lo sanno e insomma. Comunque, fave, abbiamo scelto fave o piselli? Io direi fave, secondo me fave. Lao Nai Nai si È un chiama. po'. Guarda, tra fave e piselli. Qualcuno ha anche hashtaggato Fave, Fiviselli. piselli. Vai di fava, Fra. Attenzione, Vado di fava, vediamo. annuncio ufficiale: Fra metterà in bocca una fava. Più Più di una. No, di una, e non per la prima volta, tra l'altro. l'ho già assaggiato. Che buone! È È bello che buonissimo. non stai facendo rumore per niente, Fra, mangiando. Sei proprio silenzioso ed educato. Sono buonissime, sono fave pro. Sono fave pro in 4K. Ora Ottimo, basta. ottimo. I piselli la prossima volta. Ascolta, a proposito, ho letto solo la notizia e non ho approfondito. Tu hai visto o approfondito il discorso della nuova patch per The Division, quella che porta teoricamente una modalità survival, non hai No, l'ho sentito? mollato un po' The Division. Com'è mollato The Division? Completamente. Completamente, non l'hai più toccato da quanti mesi? Ottimo! Da febbraio scorso. Siamo sulla stessa barca, mi sa. Vabbè, comunque ci torneremo sopra appena fanno questa patch perché sembra abbastanza grossa.
È abbastanza importante. Ho visto che è stata accolta bene, quindi vediamo quando arriva se riesce a risollevare le sorti di un titolo che non è solo stato abbandonato da me e da Fra, ma mi pare insomma mollato un po' da tutta la community in generale. Dopo un botto iniziale, mi sembra che sia un po' scemata la passione per The Division, che invece doveva durare a lungo. È vero che The Last of Us è in 4K nativo? Sì, The Last of Us Remastered è in 4K nativo. Ok, Fra, ci chiedono di ricordare anche il sito giapponese da dove ti rifornisci. A questo punto farei una sponsorship con quel sito giapponese e mi farei mandare la roba gratis, visto che non si Si dà chiama niente Tokyo Threat e un giorno o l'altro facciamo l'apertura di una scatola in diretta. più. E cosa c'è dentro di solito? Allora, ci sono tre tagli, c'è la scatola small, medium e large. Io in quella large c'è una bibita, due snack aggiuntivi rispetto agli altri tagli e un gadget. Io prendo quella large soprattutto per la bibita. E di solito sono tematici. L'ultimo che è arrivato era a tema Halloween barra autunno, quindi c'erano cose zucca e castagna. Di solito ci sono un paio di snack salati e poi tanti dolcetti. E poi c'è sempre uno snack fai da te, che sono quelle robe terribili che fanno i giapponesi, i teenager giapponesi che si fanno le caramelle da soli, che ovviamente sull'immagine della confezione vengono bellissime, poi vai a farle, sono delle plappole devastanti. Delle plappole. Plappole, esatto. Domanda di Nogra. Quale gioco consigliereste per chi passa a Pro? Ce n'è uno che magari mostra meglio i vantaggi che la console può dare, ne abbiamo già citati parecchi, però se ne dovessi consigliare uno, cioè uno si compra la console, il 10 va nel negozio e dice che gioco mi prendo? Ti chiederei di aspettare un po' perché devo provarli ancora tutti E quanti. no, Devo almeno chiedo fare gli adesso che screenshot. caccio... Se tu mi dici adesso, ti dico Titanfall 2, che è quello che più mi ha colpito. Però devo fare tutti gli screenshot comparativi. Mi sembra che Infinite Warfare non mi ha particolarmente impressionato. Devo fare gli screenshot comparativi con Uncharted. Insomma, è una cosa un po' lunga perché devi mettere da una parte, trovare lo still frame di quando esce dalla cutscene, fare lo screenshot. Calcolare i tempi di cronometrare i tempi di caricamento, È insomma, un duro lavoro, Fra, è altro e lo è. che a miniera, cavolo. No, vabbè, sempre meglio, però rispetto, sono 2 ore di roba per fare un. Ci Allora, chiedono se tre. metteranno la prima. Questa è una domanda per te: se metteranno la prima persona in GTA, in Red Dead Redemption come in GTA, non si è vinto dal trailer No, qualcosa? no, No. purtroppo no, purtroppo no. Ascolta, idee invece e pensieri su Mass Effect Andromeda. Ieri c'è stato l'N7 Day. Ne abbiamo fatto un'anteprima, è uscito qualcosa dal trailer, si è visto un piccolissimo spezzone di gameplay, ricordiamo che il 1° dicembre in realtà faranno vedere qualcosa di più dettagliato sul gameplay di Mass Effect Andromeda, sono state leakate le copertine, è stata leakata la Collector's Edition con quella cosa abbastanza imbarazzante della macchinina radiocomandata che non si vedeva dai tempi di Call of Duty, non mi ricordo quale.